Nella sede del Comando Provinciale di Isernia, il colonnello Maresca ha presentato il calendario storico dell'Arma dei Carabinieri per il 2022, pubblicazione che riveste un'importanza particolare perché celebra i 200 anni dal primo regolamento generale dell'Arma. Quest'anno il calendario storico dei Carabinieri, ricercatissimo da tutti i collezionisti e dagli amanti del genere, è realizzato dal maestro Sandro Chia, in collaborazione con lo scrittore Carlo Lucarelli attraverso tavole pregiate di artisti della transavanguardia. C'è un filo che lega idealmente tutti i mesi dell'anno, la vicinanza dell'arma ai cittadini. Festeggiamo i 200 anni del Regolamento Generale dell'Arma, che come vi dicevo è il regolamento che accompagna il vivere dei carabinieri da 200 anni a questa parte e come avete visto il calendario è formato dalle tavole del maestro Sandro Chia e dai racconti mirabili di Carlo Lucarelli, di cui vi ho letto un passo durante la conferenza stampa. È un appuntamento per i carabinieri imprescindibile, l'89esima edizione del calendario che si è fermato solo per l'attività post bellica e testimonia di nuovo, anche con i racconti, la vicinanza del carabiniere al cittadino, tant'è che anche gli altri prodotti editoriali ci raccontano lo squadrone di portato cacciatori, che è uno dei reparti speciali dell'Arma, che lavora su zone impervie, sempre al servizio del cittadino, e il planning da tavolo con le immagini dei carabinieri nei posti più rurali, dove l'unico presidio di legalità rimane la stazione dei carabinieri. Secondo me il mese più bello è quello che vi ho letto prima, è il mese di marzo, con la storia che tutti ricordiamo del pullman pieno di bimbi, in cui Carlo Lucarelli si cala nel personaggio, nell'operatore di centrale che sta lì, che è stato bravissimo a raccogliere la telefonata e che però nello stesso tempo voleva essere con i colleghi a salvare i bambini. Grazie. Carabinieri, persone e territorio e il planning invece, come vi dicevo, è per lo squadrone di portato cacciatori. La cosa bellissima di quest'anno è che i proventi del calendario da tavolo saranno devoluti all'ONOMAC, l'opera per gli orfani dell'Arma dei Carabinieri, e invece il